Farisina a caccia del quinto risultato utile consecutivo per proseguire nella lenta ma costante risalita verso la salvezza, torna in casa dopo il confortante successo corsaro in quel di Casalbordino Sponda Real. I pronostici, in tutta obiettività, non sono favorevoli ai biancazzurri del duo presidenziale di Biase di Gregorio, visto che a Fara Figlio Rumpetri arriva la corazzata San Vito 83, accomunata dagli stessi colori sociali ma con obiettivi totalmente discordanti. La truppa farese sa che la tappa è impervia, ma non vuole alzare bandiera bianca prima di cominciare, e anzi l'inizio è abbastanza promettente, con due interessanti opportunità dalle parti di Della Pelle, che blocca la conclusione dal limite di Parente e che rischia sul tentativo di Palombella di Rapino. La capolista si affaccia per la prima volta in avanti con l'interessante spiovente al centro di Filo Marino, che Sferella non riesce ad indirizzare nello specchio della porta. Immediata la controffensiva farese, che si evidenzia con la sventagliata di Rapino che innesca Parente, il quale si porta sul fondo e cerca di restituire il pallone al compagno, che nel frattempo va a posizionarsi a centro area, ma le cose non vanno per il verso giusto con la sfera che si infrange sull'esterno della rete. Si tratta dell'ultimo pericolo reale per la porta sanvitese nel corso del primo atto. Di contro, i ragazzi del duo tecnico Nicola e Roberto Nardone cominciano ad avanzare il baricentro e, dopo aver impensierito Esposito con la sciabolata di Catenaro dalla distanza, che sorvola di pochissimo la porta farese, rompono l'indugi e passano all'incasso, anche se in maniera fortunosa e imprevista. È il 22esimo infatti quando, sul lancio dalle retrovie di Primiterra, Salvatore interviene anticipando l'uscita del proprio portiere. Il pallone a campanile arriva dalle parti di D'Angelo, che sbaglia intervento e, invece di smistare la sfera in zone di campo più salubri, la va ad indirizzare esattamente nel luogo meno indicato, ovvero oltre la fatidica linea bianca della propria porta, regalando di fatto il vantaggio alla squadra sanvitese, che poco oltre la mezz'ora cerca di legittimare il vantaggio con il tentativo di Sferrella, ma il suo stacco sullo spiovente di D'Alessandro arriva in posizione irregolare, così come segnalato dal signor Saraceni di Vasto. La Farisina ha il merito di reagire e, dopo neanche 30 secondi dal fischio di riavvio delle ostilità, Rapino pesca dal cilindro una conclusione inaspettata e imprendibile per Della Pelle, costretto a subire il pareggio della squadra di casa. Il San Vito vuole riemergere, anche se Esposito fa buona guardia per presidiare il primo palo e vanificare l'insidioso diagonale in area di De Rentis. Scampato il pericolo, la squadra di mister Mancini è piuttosto propositiva e senza timori reverenziali verso i quotati rivali, che rischiano il nuovo passivo a più riprese. All'ottavo il neo entrato Liberati si insinua in zona d'attacco e prova la conclusione dal vertice d'area piccola, centrando l'esterno della rete ospite. Tre minuti dopo il numero 16 farese tenta una nuova sortita, provando a sfruttare l'invitante invito dalla mediana di Parente, con la sfera che sorvola di pochissimo l'incrocio dei pali. Faresi ancora intraprendenti ma poco incisivi in fase di finalizzazione. È il 21esimo quando Rapino si libera al tiro tra un nugolo di avversari, ma la conclusione da distanza ragguardevole è anche piuttosto centrale e prevedibile. E per Della Pelle non ci sono grossi patemi per individuare la minaccia. Se i biancazzurri di casa avrebbero meritato qualcosina in più, è il San Vito che stavolta raccoglie il massimo in rapporto alle conclusioni create e torna al vantaggio definitivo con il bomber Sferrella, che festeggia al minuto 26 con un'azione in tre mosse che parte dal lungo rilancio di Della Pelle e dalla successiva verticalizzazione che lancia il numero 9 sanvitese, lesto a sfuggire al ritorno dei difensori faresi e a infilare Esposito in uscita. La capolista prova a prendere il largo con il tentativo seguente di De Rentis, che dal limite scalda i guantoni a Esposito. Il finale è riservato agli ultimi ma infruttuosi assalti faresi, che non riescono ad evitare la disfatta. Resta il conforto per la prestazione ad armi pari con la prima della classe, ma la classifica della Faresina torna a piangere. Il San Vito puntella al contrario la propria leadership e può iniziare il countdown che conduce al campionato di promozione. Nicola Nardone, il tecnico del San Vito, un'altra vittoria, un altro tassello per la vittoria finale, anche se questo campo era molto difficile e così è dimostrato. Sicuramente sì, è un campo difficile, una partita molto difficile e oggi dico anche che forse non è che non meritavamo la vittoria, ma potevamo anche perdere, anche pareggiare, c'erano tutti i risultati, a volte anche la fortuna fa la sua parte, insomma. E oggi è stata veramente una partita dura, una partita contro una squadra che lotta e che c'ha anche dei giocatori validi. Quindi siamo contenti di aver preso questi punti, siamo contenti di aver preso altri due punti all'Altinese, che ha pareggiato a Rapino,
altro campo molto difficile, e quindi andiamo avanti per la nostra strada, come sempre, cercando di vincere fino alla fine. Sì, come dicevo prima, un campo molto difficile, te lo aspettavi, quindi hai preparato la partita per l'occasione, possiamo dire. Sicuramente sì, questo è sempre un campo difficile, lo è per noi, lo è per tutti gli altri. All'andata è stata una partita un po' strana, l'abbiamo vinta bene, ma diciamo che non faceva testo. Questo campo è molto difficile, lo sarà anche per gli altri, loro vengono da molti risultati utili consecutivi, hanno ribaltato il risultato al Real Casale, che nemmeno è facile, e quindi avevamo non paura, però rispetto della squadra che lotta per, secondo noi, anche per obiettivi diversi da quelli che dovrebbe avere. Sì, parlando di rispetto, tanto rispetto anche all'Altinese che è in corsa con voi. Sicuramente sì, l'Altinese ci ha dato, ci è stata dietro fino ad adesso, continua a starci dietro, noi rispettiamo tutti, cerchiamo di fare il nostro senza pensare agli altri. Aldo Mancini, il tecnico della Faresina. Prima di passare alla partita voglio dire che l'arbitro, il signor Nicola Saraceni, ha sbagliato completamente tutto, sia da parte vostra che anche da parte loro. Ma io non commento mai gli arbitri, sicuramente avrà avuto una giornata storta, gli episodi ci sono andati contro, devo rivedere il 2-1 del San Vito che pareva fosse fuori gioco, però insomma senza l'ausilio delle immagini posso giudicare poco, una serie di decisioni strane, un fuorigioco il primo tempo, un nostro giocatore lanciato in porta che ha fischiato in quel caso, però ripeto non voglio attaccarmi alle decisioni arbitrali, faccio solo i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione. Sì, una serie positiva che si interrompe oggi, però vi lascia buon sperare, anche perché gli altri che stanno dietro sono rimasti dietro. Sì, sì, gli altri sono rimasti dietro, noi oggi era una partita fondamentale, però sapevamo di incontrare difficoltà, avevamo degli assenti, ma questa non è una giustificazione, non è un alibi. Abbiamo incontrato la capolista che meritatamente sta vincendo il campionato, nonostante tutto questo abbiamo giocato alla pari, se non meglio noi, abbiamo pareggiato la partita con l'Eurogol del nostro attaccante Pasquale Rapino, sull'1-1 c'è stata un'inerzia, 10 minuti e un quarto d'ora, dove dalle immagini si vedrà, abbiamo avuto diverse opportunità per fare il 2-1 noi e poi siamo stati puniti, un errore insomma generale, ripeto non so se la posizione è regolare, però faccio i complimenti ai miei ragazzi perché venivamo da un periodo difficile, ci siamo ripresi con 4 risultati utili consecutivi, oggi ci stava pure fondamentalmente la sconfitta contro la capolista, ma ripartiamo con la consapevolezza che il lavoro che abbiamo fatto e che facciamo in settimana sta iniziando a pagare. Mattia Di Biase, il co-presidente della Faresina, a volte nel calcio ci vuole anche un po' di fattore C. L'autogol purtroppo ha compromesso un po' la situazione, anche se nel secondo tempo avete giocato tutta un'altra partita. Sì, buonasera Nicola, purtroppo questi episodi fanno parte del calcio, c'è stata un'incomprensione, però non mi va di puntare il dito contro nessuno, anzi faccio solo i complimenti ai miei ragazzi dal primo all'ultimo, chi ha giocato titolare, chi è entrato dopo, perché oggi qui è arrivata la capolista, che faccio i complimenti anche a loro per il cambiamento che stanno facendo, hanno diversi giocatori importanti, quindi solo i complimenti ai miei ragazzi. Sì, il mister Nardone ha detto giustamente che la partita oggi era aperta a tutti e tre i tipi di risultati. Sì, sì, ovviamente per noi gli stimoli erano al massimo, perché comunque, come ho detto prima, quando arriva la capolista si tende sempre a cercare di fare la partita della vita. Però ci rifaremo più avanti, perché comunque abbiamo l'obiettivo della salvezza da raggiungere il prima possibile. Sì, venivate da 4 partite utili, senza dimenticare la partita che avete vinto domenica scorsa con il Real Casale, dove avete disputato anche una buona partita, non è venuto a caso la vittoria. Sì, sì, e la partita domenica scorsa è stata una grossa vittoria fuori casa, in un campo difficile e grande che noi non siamo neanche abituati, quindi è stata un'ottima vittoria. Adesso andiamo a Rocca Spinalvedi la prossima e dobbiamo andare a fare 3 punti lì assolutamente.